Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Sport e Pensioni. Se volete intervenire nella nostra trasmissione lo potete fare chiamando il numero 011 95 74 522. Questa sera è qui in studio con me il nostro esperto sulle questioni previdenziali e assistenziali Giorgio Melelli, a cui potete rivolgere le vostre telefonate appunto e a cui io invece farò alcune domande iniziando subito dagli aumenti previsti per le pensioni per il 2014, visto che ci sono un po' pareri diversi a seconda dei giornali che leggiamo in questi giorni. E delle persone che le emettono questi principi, queste filosofie. Allora, il problema è, intanto siamo ancora in una fase di costruzione dell'aumento delle pensioni. Assodato è che qualche cosa misera, ma qualche cosa ci dà. Ricordiamo infatti che la legge di stabilità è adesso in discussione esatto. Nelle due camere del nostro Parlamento, per cui a breve speriamo di potervi dare delle informazioni definitive. Quello per il momento che, sentiamo esatto, cosa quello, da dirci Melelli. Quello che ho detto a Stefania di farmi questa domanda, perché il Presidente del Consiglio Letta ha detto che rispetto all'aumento dei pensionati vorrebbe riportare gli aumenti come quelli che c'erano ante legge Monti, e voi sapete che alla fine del 2011 con gennaio 2012 chi superava tre volte il trattamento minimo non ha avuto aumenti perequativi né nel 2012 né nel 2013. Prima di quegli anni lì la perequazione era fino a tre volte il minimo il 100%, 4-5 volte il 90%, 5-6 volte il 75%. Per cui, da quello che leggiamo negli articoli che i giornalisti ci propongono, questa sarebbe l'idea di Letta. Noi sindacati nel nostro giornale abbiamo scritto che vorremmo la tutela piena vuol dire il 100%, per tutte le pensioni che non superano i 2.500 lordi. Mentre invece quello che c'è nella proposta di legge è purtroppo tre volte il minimo 100%, da 3 a 4 il 90, da 4 a 5 il 75, da 5 a 6 il 50, oltre 6 volte il trattamento minimo, che poi abbiamo detto già l'altra volta, 2.900 euro lordi non è l'ira di Dio, non avrebbe nessun tipo di aumento perequativo. Noi riteniamo ingiusto, dopo i due anni già che non ci hanno dato l'aumento, continuare e ripetere il non aumento pieno per tutte le pensioni, ma addirittura per quelli che superano sei volte il trattamento minimo. Anche perché la pensione se la sono costruita con i propri contributi. Versando i contributi esatto, negli anni di lavoro. Esatto. Abbiamo adesso in linea la prima telefonata di questa sera, sentiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Ci chiamo da Torino, vi chiamo. Dovrebbe abbassare il volume del televisore perché se no non la sentiamo bene.
Grazie. Okay. Intanto può fare la domanda al signor Melelli, prego. Sì, al signor Melelli vorrei parlare. Infatti ho sentito fatto dell'aumento delle pensioni, però non ho capito perché stavo prendendo il numero. E io prendo 1500 euro lordi, vuol dire quanto sarà questo aumento che ci sarà? Lei non ha l'aumento al 100%, ma avrà l'aumento al 90%, ecco, perché lei supera tre volte il trattamento minimo. Sì, sì. L'aumento è... Io ho ancora stamattina ho visto sul computer l'Istat che tipo di previsione faceva rispetto all'aumento di perequazione e mi dava un sito l'1,4, un altro sito che era della Confindustria mi dava l'1,6, per cui io ritengo che con 1500 euro lei prende, facciamo 15, lei prende 22-23 euro lordi che applicandogli le tasse e le detrazioni arriva a prendere 15 euro. Prenderemo 10 euro. Più o meno 15 euro più. Ah, ecco, vuol dire perché non siamo molto ricchi. Ha ragione. Ecco, di questi tempi. Ha perfettamente ragione. Va bene, comunque, signor Melelli. Anche un minimo posto. Non era questo che volevo chiedere, le volevo chiedere se è possibile. C'è un mio cognato che abita giù in Meridione. Sì. E c'ha 64 anni. Sì. Compiuti. Sì. C'ha 39 anni di lavoro. Sì. 35 anni di INPTAP e 4 di INPS. E vuole sapere quando dovrebbe andare in pensione e vuole sapere perché l'hanno chiesto che deve pagare altri contributi. Ma sì, il problema è, io a suo cognato non consiglierei di pagare i contributi. Perché è vero che oggi... Ma gli hanno detto, sono due volte che glielo chiedo. Ma sta ancora lavorando? Sta ancora lavorando lui, sì. Sì, è dipendente comunale. Il problema è questo qui. Perché lui non è andato prima? Perché perché non gli sanno dire quando. Ma fino al 2011 c'erano le quote. C'era le quote 96. Chi ci andava 61 anni e 35 anni di contributi e lui nel 2011 ce l'aveva. Ma lui è andato a un patronato a farsi fare i calcoli? Sì, ma mi scusi signor Melelli, ma giù in Meridione non capiscono proprio finocchio, come voglio dire. No, guarda. Adesso non dica così. Non che esageriamo. Sembra, però il problema è io... No, perché... Ma io comunque chiedo scusa, tutti gli anni che io vado giù glielo dico, ma perché non vai la domanda, vai a Matera, vai, fai a vedere, vede, si è messo in mezzo a un sindacalista, ma non gli sanno lei, dire niente. Se lei ci segue un po', lei sa che io ho una filosofia che mi viene data da tutti gli anni che ho fatto sto mestiere, che è questa, io faccio la domanda. Se viene respinta non ci perdo nulla. Se la previdenza dice che ho diritto... Ho vinto un terno all'otto. Se la previdenza mi dice non ne hai ancora diritto, non ho fatto male a nessuno, non ho ucciso nessuno, amici come prima. Per cui il problema è, io faccio la domanda e poi la previdenza mi darà una risposta. Ha capito? Perché sì o no, è vero. Secondo me la quota a suo cognato nel 2011 ce l'aveva già. Non dovrebbe pagarla. No, pagare no. Eh sì, ma infatti perché pagare, la prima volta no. L'avevano detto quando è uscita la legge. Perché al limite va in pensione a 66 anni, tra due anni, al limite. Ma adesso comunque lui adesso può andare. No, a meno che, attenzione, a meno che dal 2011 indietro non abbia tra età e contributi 96. Questo lo deve dire uno che controlla la posizione assicurativa. Ma pensi che ce l'aveva già oltre i contributi? Perché lui sente, è arrivato a 39 anni. Appunto, per cui 39 nel 2011 ne aveva 36. Penso di sì. Per cui io gli direi al suo cognato di fare la domanda. Poi la previdenza gli dirà licenziati perché ne hai diritto oppure non ne hai diritto. Ma non può stare sul limbo. Fa la domanda e poi aspetta la risposta.
Ok? Comunque la ringrazio molto e auguro della trasmissione. Senta grazie, una cosa. Grazie. Suo cognato di dov'è? Matera. Mi dica. Di dov'è suo cognato? Di Matera? Della provincia di Matera. Io le do l'indirizzo dei miei colleghi martedì prossimo. Se lui vuole usufruire. Martedì prossimo. Va bene. Io le do l'indirizzo e il numero di telefono. Del patronato della CISL. Se ne vuole usufruire ci va. Va bene, la ringrazio molto. Prego. Grazie a lei, buonasera. Buonasera. Continui a seguirci. Ecco, benissimo. Cerchiamo allora di aiutare anche fuori dalla nostra regione per quanto riguarda queste questioni che sono... Cioè il problema è a livello nazionale. È un'altra cosa, parlando di pensione anticipata, le vecchie anzianità. Una bella cosa, l'ho letta su un giornale da qualche parte, ci sarebbe un onorevole, secondo me molto lungimirante, ma i lungimiranti oggi non fanno strada, che rispetto agli esodati così citava: tutti quelli che vengono licenziati da adesso in avanti, mm-hmm, o che smettono di lavorare da adesso in avanti e che hanno i requisiti ante Fornero, bisogna dargli la pensione. Cioè, nel senso, secondo me è giusto, perché io... Sì, se ne parla proprio una persona, come possibile emendamento, esatto, alla legge tant'è di stabilità. Che la quarta tranche degli esodati cosa fa? Tenta di recuperare questi fuggitivi che non sono riusciti a capire dove sono, eccetera, eccetera. Fra l'altro c'è una sentenza che prevede il diritto anche a chi si licenzia per proprio conto di usufruire di queste normative. Quindi non soltanto chi viene licenziato per problemi, crisi aziendali, eccetera. Okay, a sto punto qui, chi non ha il lavoro e però ha la contribuzione, e sappiamo che vecchio, oltre una certa età è ancora più difficile ricollocarsi, esatto, per cui la mettiamo in pensione, secondo me sarebbe un'ottima, ottima cosa. Certo, il problema è sempre trovare la il denaro, sempre il denaro, ma noi il denaro sappiamo come questo fare ci riporta le dichiarazioni che Mastro Pasqua ha fatto poco tempo fa sui giornali, infatti. Però prima ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Dalla provincia di Torino. Sì, prego signora, ci dica. Volevo chiedere, io sono in mobilità, a maggio ho fatto la domanda per le detrazioni per il marito a carico che è disoccupato. Sì. Dove lo vedo poi quando poi mi daranno, diciamo, la cifra, non avendo busta paga, niente, dove la vedo la cifra? Da nessuna parte. Lei la può solo vedere se si attrezza con il PIN. Sul sito, sì, dell'INPS? Sì, perché ce da quello... ce l'ha la signora. Ah, ce l'ha? E allora, quando va a verificare le prestazioni, pagamento, dovrebbe uscire le diverse voci. Ah già, ma la detrazione forse non c'è. Ho capito. Forse detrazione non c'è. Non lo so. Non le ho mai viste quelle cose lì della mobilità. Perché mi dà pagamento, poi mi dà IRPEF. Scusi, mi dica quanto prende di lordo della mobilità? 800 e qualcosa. E quanto prende di pulito, di tasse, quanto paga? Non glielo so mica dire questo. Aspetti un se può attendere un attimino glielo dico subito. No, perché il problema è questo qui. Si può anche fare un calcolo. Se teniamo conto che c'è la no tax area, che è 8.000, perché sono dipendenti, la disoccupazione come dipendente, per cui dovrebbe pagare dovrebbe pagare nulla di tasse. Anche rivolgendosi all'INPS non è possibile avere... Sì, ecco, l'alternativa è rivolgersi... Io credo che nella... Allora, prendo 738,37. E di tasse? E poi qui c'è scritto indennità, appunto, sono 745,03. Sì. Poi addizionale regionale 6,66. Sì. E altre cose non vedo scritto niente. Per cui al marito a carico. Perché non paga tasse? Ho il marito a carico. Perché non paga le tasse? Quindi ha già la risposta in pratica. Sì. Il problema è: da quando è disoccupato suo marito? Sono già 4 anni. Ma lei prende anche gli assegni? Però prima eravamo conviventi, adesso ci siamo sposati, per quello che io ho fatto domanda. Da quando siete sposati? Da marzo. Per cui chieda gli assegni familiari. Può chiedere gli assegni familiari, signora? La detrazione.
magari saranno 20. Ah, ecco, gli assegni familiari. Certo, lei chiede gli assegni familiari sulla mobilità. Va al patronato, dice io sto prendendo Io ho chiesto la detrazione per familiare a carico. Va bene. Non è la stessa cosa? No, no. Una cosa è, caro IMS, c'ho qualcuno a carico, diglielo all'agenzia delle entrate per cui non pago tasse. Gli assegni familiari è un'altra cosa. E lei ha diritto, secondo me, stante a quello che mi dice, a 25 euro al mese. Non è moltissimo, ma aiuta, capito, sempre. Per allora lei vado, all'INPS, vado a chiedere. Lei va al patronato e dice devo chiedere gli assegni sulla mobilità. Loro gli daranno dei moduli da compilare, li compila e via. Ho capito, va bene allora. Okay. Va bene, grazie mille. Prego. Allora. Grazie signora. Buonasera. Buonasera. Grazie. Ecco, per una volta riusciamo a dare una buona notizia e un consiglio positivo. Però la signora positivo. Ha fatto una domanda che è ricorrente tra la gente. Il carico familiare non è la stessa cosa familiare. Dell'assegno familiare. Il carico vuol dire io ho a carico una persona mia, che può essere il coniuge o i figli, eccetera. Per cui io, perché ho la persona che non pago le tasse, io non ricevo nulla, solo che ne pago di meno. Invece gli assegni si possono prendere per il coniuge e i figli minorenni. Benissimo. Per cui è diverso perché c'è 10 euro, 25, 35, a seconda 46, del reddito. A seconda del reddito, bravo. Perfetto, grazie per questa precisazione Melelli, che sicuramente tornerà utile anche per altri spettatori che ci seguono. Abbiamo subito un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo dalla provincia di Torino. Ci dica signora. Le volevo dire, fare una domanda al signore. Dica. Certo, prego. Dica. Allora, al 12 ottobre del 2012, sì. A mio marito le è arrivato una lettera che dice che mio marito ci doveva ritornare 8.320 euro. Sì. Però prima del 12 ottobre ce n'è arrivata una a noi che ce le dovevano dare. Sì. E dopo un po', dopo un mese, due mesi, è arrivata la lettera che noi ce le dovevamo dare a loro. Sì. Per cui chiedeva... Siamo andate... È andata all'IMS? Siamo andate all'IMS. Sì. E dallo sportello amico. E ha detto che se loro ce li davano, se io glieli chiedevo, loro me li davano. No. Però io poi glieli dovevo ritornare. Però lei non li ha presi e non deve darglieli. No, però è normale questo. Sì. Le spiego, è successo anche a me. Una cifra molto più bassa della sua. Beh. E questo pensionato di Alessandria ha ricevuto due comunicazioni. Uno dare, l'altro avere, dello stesso importo. Cos'è? È il computer che ha elaborato dall'inizio la pensione, ha inserito delle cose che solo lui sa, ma contestualmente le ha tolte. Per cui, per correttezza, stampa il dare e stampa l'avere. Per cui, per voi pensionati non cambia nulla. È parità, non prendo, non do. No, siamo andati allo sportello amico e ci ha detto quello, esatto. Però non mi ha dato niente che io non glieli devo dare. Infatti, no. Perché, come posso dire, se fossimo nel commercio diremmo una partita di giro, che però si è fatto il computer dell'INPS in piena autonomia. E visto che quando stampa dei pezzi di carta vengono sempre recapitati a chi all'indirizzario, per cui avete ricevuto queste due comunicazioni. Ah, ecco. Dorma allora tranquilla. Sono tranquilla. Dorma tranquilla, signora, dorma tranquilla. Grazie, prego, buonasera. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Signora, buonasera.
Ecco, ritorniamo allora proprio alla questione delle dichiarazioni che il presidente dell'INPS, ovvero Mastropasqua, ha fatto la settimana Sì, scorsa. mi piace questo pezzettino del nostro giornale che dice: se fosse vivo Antonio Gava, che era un vecchio ministro della Democrazia Cristiana, gli avrebbe regalato il volumetto L'arte di tacere dell'abate di Nort, come quando da capogruppo di Cina spedì una copia. Perché? Perché Mastro Pasqua poteva evitare di dire alla stampa queste cose qua. Cioè, un presidente dell'INPS che dice: attenzione, sono a rischio le pensioni, è da fucilare. Ma perché non esiste questa, come posso dire, questo è terrorismo, no? Cioè, da noi, da me, da Alessandro, Allarmismo, sì, allarmismo, perlomeno. bravo, allarmismo, è la parola giusta. Il problema è da me sono venuti dicendo: ma rischiamo qualcosa? Ci hanno detto che non ci danno una tredicesima. Cioè, ragazzi, noi sapevamo già, il nostro segretario generale, Bonanni, quando c'è stato l'assorbimento dell'INPDAP, che è l'istituto che gestisce le pensioni del pubblico impiego, e l'ENPALS, che è l'ente che gestisce le pensioni dei lavoratori dello spettacolo, sono state incamerate all'INPS. Già noi avevamo detto a Mastropasqua, senza che lo ce lo dica lui adesso, che questa operazione avrebbe creato dei buchi di gestione. Ma perché? Di solito, l'abbiamo sempre detto, è 20 anni che lo dico, quando l'INPS incamera qualcuno, è perché è in deficit. Quindi ha dei debiti da È certo, da saldare. smaltire. Allora l'INPS è la buona mamma che Aiuta. riprende il figlio a casa, risana i debiti e continua a gestire le sue cose. E così è stato fatto anche in questo caso qui. Per cui io credo che giustamente Mastropasqua doveva evitare di dire queste cose qui. Voleva scriverlo ai ministri? Benissimo. Tu, come presidente di un ente, hai il dovere di comunicare ai ministri competenti qualche difficoltà, ma non devi esternarle, non doveva Creando esternarle al mondo allarmismo intero, ma fra perché le persone davvero? che Sì, perché la giustamente. gente, già siamo in crisi, già si dice che non ci danno gli aumenti, Già ci già sono tante preoccupazioni. ancora sto qui, esce fuori questa roba che mi piace, Gava, l'arte di tacere, ecco, dovremmo regalarlo a Mastro Pasqua. Abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Buonasera, Buonasera, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Torino. Ci dica, signora. Senta, io dovrei fare due domande della pensione e dell'aumento che devono dare. Sì. Allora, io prendo 1.418 euro sporchi e Sì. mio marito 610 euro. Sì. Però a Natale la tredicesima lui quest'anno paga le tasse, non lo so perché. Sì, perché moltiplicando 610 per 13 lui supera i 7.500. Questa cosa qui per voi è magari un po' più complicata. Noi abbiamo una cifra sulla quale non paghiamo le tasse. Noi pensionati è 7.500 euro, mentre i dipendenti sono 8.000 euro. Chi supera quella cifra lì è tenuto a pagare un pochino di tasse. Così è successo a suo marito. 610 per 13 supera i 7.500, per cui deve pagare un pochino di tasse. L'aumento che ci aspetta quest'anno sia a lui che a me? Allora, suo marito prenderà 10 euro, 9 euro e mezzo, 10 euro. E lei ne prenderà 16, 17. 16, Per cui 17. tra tutte e due porterete a casa una ventina di euro puliti. 25, dai. Ah, puliti Puliti. 20. Perché lei avendo 1.400 paga le tasse, per cui prenderete tra tutte e due una ventina di euro. Poi io prendo l'accompagnamento. Lì non c'entra L'anno nulla. scorso ci sono state solo 2 euro, quello non si sa. Lì non c'entra, lì secondo me l'aumento ci sarà anche lì. Però è una cosa a parte, è una cosa Va assistenziale bene. gestita in un modo a parte. Però noi speriamo, prima dell'ultima trasmissione, che è il 17 di dicembre, di dirvi in realtà quello che sarà di aumento anche
per l'accompagnamento. Va bene, grazie. Prego, buonasera. Grazie signora, buonasera, continui a seguirci. Ecco, visto che la signora ha parlato di tredicesima, sì. Mi viene da pensare ad un'altra questione, ovvero la quota aggiuntiva che verrà pagata proprio insieme alla pensione di dicembre e alla tredicesima. Di che cosa si tratta? Sì, il problema è, come tutti gli anni, cioè, chi non paga tasse non può detrarre le spese che ha effettuato. Mm-hmm. Non paga tasse, beh, quindi non può neanche chiedere. Perché uno può chiedere anche il rimborso. Il rimborso. Allora, questa cosa qui è un bonus. Questa quota aggiuntiva. Esatto, mm-hmm. Che viene data alle persone che hanno il trattamento minimo, per le quali il reddito individuale e il reddito familiare rientra in certi limiti, gli viene data 154 euro. Che sono, se ricordate, pensionati, le 300.000 lire ante euro. Davano le 300.000 lire come quota forfettaria, chiamiamola, perché quelle persone che prendevano questa quota, non potendo detrarre le spese effettuate, andavano in disagio. Allora si è, mi pare il ministro Tremonti, ha dato questi 300 euro a sanatoria della impossibilità di detrarre i quattrini nelle spese medicinali e altre spese che si possono detrarre. Benissimo, abbiamo già in linea la prossima telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto? Buonasera, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Torino. Ci dica, prego. Vinovo. Senta, volevo fare una domanda. Sì. Per la mia per la pensione. Sì, faccia pure. Io ho fatto domanda di invalidità. Sì. Perché non sto bene. E mi hanno accettato un'invalidità un 1/3%, una cosa del genere. Sì. Adesso è quasi un mese che mi è arrivata sta lettera. È il verbale. E devono fare il conto dei miei contributi, perché io ho lavorato 38 anni e ho 60 anni di età. Sì. Però non posso più lavorare, purtroppo. Beh, il problema è se le hanno riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità, gli pagano la pensione per 3 anni, che è poi rinnovabile. Se la sua condizione fisica non migliora, viene rinnovato per altri 3 anni e poi diventa definitivo. Per cui è ovvio che dopo che lei ha fatto la visita, prima che la Previdenza riesca a liquidare la sua pensione, ci passa qualche mese, perché devono fare il conteggio dei contributi, il calcolo della pensione. Fra l'altro oggi il calcolo è in 3 quote, la quota al 92, la quota al 2011 e la quota del 2012. Per cui la speranza è che la sua pensione arrivi prima di Natale. Ma è una speranza, non è una certezza. Perché io sono ancora in malattia, veramente. Ho capito, ma non c'entra nulla quello. Non c'entra, l'assegno ordinario viene dato anche se uno lavora, se uno è in malattia. Non c'è, sono due cose diverse. Per cui lei deve aspettare di ricevere dall'INPS la lettera dove gli dice quanto gli darà di pensione mensile, eccetera, eccetera. Poi decide se continuare a lavorare o se licenziarsi. Ma sarà una pensione bassa, secondo lei, non con so. 38 anni di contributi? No. Se lei ha 38 anni, però vede, il problema è 38 anni a 1000 euro è un conto, 38 anni a 2000 euro è un altro, per cui... Quello che è importante sono sì gli anni di contributi, ma è anche l'importo dello stipendio che uno prendeva. Per cui lei sia fiducioso, signora. Io più o meno prendo... Lo so che voi non prendete molto. Prendo sui 1200 euro infatti, adesso. Lei sia fiduciosa. Quando arriva eventualmente si fa controllare l'esattezza o meno della liquidazione. Rivolgendosi al patronato. Certo, benissimo. Certo.
Va bene? La ringraziamo, okay, signora. La ringrazio, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Grazie a lei. Ecco, un'altra questione che vediamo riportata in molti giornali, e ma anche qui sono voci che si rincorrono su possibili provvedimenti contenuti nella legge di stabilità, è quella che riguarda il cambiamento, possibile cambiamento delle detrazioni di imposta da applicare sul 730. Che cosa sappiamo fino a questo punto? È quello che dicevamo prima della signora, lei non ha detrazioni, per cui le riconoscono 154 euro, no? Okay. Mentre invece chi fa la denuncia dei redditi parrebbe, visto che la denuncia si fa a marzo, per cui se c'è la variazione c'è già dal 2014 per il 2013, c'è chi contesta la retroattività perché le leggi non possono mai essere retroattive, per cui non puoi prendermi il 2013, poi questo lo vedremo. Però il dato è, se entro gennaio il Parlamento, il Governo, il Parlamento non riesce o non riescono a fare la riforma delle detrazioni d'imposta, cioè cosa vuol dire? Vuol dire quanto spetta per il figlio, quanto spetta per la moglie, quanto spetta per cosa posso detrarre, cosa non posso detrarre. Se questo non avviene, e ahimè, 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 la sensazione è che non avverrà, perché in questi bailami, adesso poi vediamo... Sappiamo bene a che cosa si fa attenzione, cosa invece viene lasciato un po' indietro. Dalla prossima denuncia dei redditi del 2014 per i redditi 2013, noi non detrarremo più il 19%, ma solo il 18%. Quindi per cui, perderemo un punto percentuale, sì, per di cui recupero. Chi ha i mutui, per esempio avrà, io, anch'io, avrà meno detrazioni... E per cui in teoria pagherà più interessi, perché non recuperando, se non recupero è perché certo, rimane. Pesa di più ovviamente. Poi tutto il problema dei medicinali, il problema delle scuole, il problema dello sport dei figli, il problema degli affitti. Cioè ci sono, e voi lo sapete meglio di me per chi fa il 730, c'è una vasta gamma di, come posso dire, condizioni per le quali si può chiedere il rimborso. Questo rimborso scenderà di un punto, dal 19 al 18, e ahimè, 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 2015 per il 2014 di un ulteriore punto, per cui dal 18 andrà al 17. Per cui diciamo che io ci credo quando qualcuno dice che è una legge di stabilità che non ha prodotto tasse, ma se tu mi togli queste cose qui, non fai nient'altro che farmi pagare più tasse. Alla fine. Per cui saranno pure indirette, sarà quello che vuoi. Non me le prenderai dalla busta, dalla pensione. Non ci saranno nuove tasse, ma... Però se non mi lasci detrarre con la percentuale, e questo, diciamola tutta Stefania, non aiuta sicuramente l'evasione fiscale. Ah, certo. Perché se già prima c'era grossa perplessità nel dire all'idraulico, al meccanico, fammi la ricevuta, fammi la fattura, perché lui mi metteva il 21, adesso il 22 e io scaricavo il 19, più tu abbassi la percentuale di rimborso... Certo, meno io posso recuperare, meno sono invogliato a scoraggiare l'evasione fiscale. Lo dico io che sono un perfetto ignorante, ma è possibile che giù a Roma nessuno queste cose qui le... Ci pensi? Io, per carità, io sono sempre fiducioso, bisogna sempre essere fiducioso, però davvero a volte vi voglio proprio di gridare... Siete degli ignoranti, oppure, come dice qualcuno, siete persone a cui il problema della gente non vi interessa. Anche se di facciata voi dite che invece il vostro grosso problema è l'interesse della gente, ma sotto sotto non lo applicate sicuramente. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, da dove chiama? Da Torino. Sì, prego, ci dica. Complimenti per la trasmissione, molto chiara. Grazie mille. Senta, il mio problema è questo. Io sono pensionato e ho una figlia che adesso si è separata con una bambina e lei lavorava per la regione con contratto a tempo determinato, rinnovato per quasi 6 anni. Adesso hanno chiuso l'agenzia e prende disoccupazione praticamente fino a febbraio. Dopodiché niente, naturalmente tutte le domande che ha fatto di lavoro, nessuno risponde
io volevo sapere, posso prenderla a carico mio, dato che non abita nel mio appartamento? E adesso l'appartamento dove abitava con l'ex marito è stato assegnato a lei, e naturalmente con l'IMU e via dicendo sono delle spese non indifferenti, perché dovrò accolarmela io anche da pensionato. Cosa... Intanto, c'è qualche soluzione che intanto, posso... intanto le faccio gli auguri che il 2014, ma lo facciamo a tutti, che il 2014 ci riservi qualche sacca di lavoro in più. Ci dicono che il PIL dovrebbe aumentare nel 2014. Sì, per le previsioni sono che, per una ripresa. Però. Speriamo che qualche lavoro in più arrivi, per cui fino a febbraio intanto è coperta, poi vedremo cosa succederà. Ovviamente lei dal primo di gennaio di quest'anno sua figlia se la mette a carico, perché lei ha diritto ad avere il carico della figlia. Ho capito. Addirittura, ma questo deve andare a un CAF, però lei ci segue tutti i martedì? Sì, quasi sempre, quando sì, praticamente sì. Perché la figlia, sono sicuro, sicuro, che può metterla a carico. Sì. Sicuro. Il nipote, io so che ci sono dei... delle situazioni particolari per le quali i nonni possono prendere a carico i nipoti. Ho capito. Però tecnicamente, non essendo il mio mestiere vero e proprio, balbetto un po'. Però io mi informo tramite il CAF e martedì prossimo, in apertura di trasmissione, le do la risposta. Per la figlia sicuro, per il nipote mi riservo di dargli una risposta martedì prossimo. Va bene, anche se naturalmente l'ex marito partecipa alle spese, non so, con 500-550 euro al mese. Il problema è, il figlio a chi è stato dato? E chi ha l'affidamento della separazione? Forse congiunto. C'è la mia figlia, boh. Però diciamo il suo papà un weekend ogni due la prende. Perfetto. Sì, sì, no. Perfetto, per cui l'affidamento il giudice l'ha dato alla mamma, sì. Poi è chiaro che ci sono tutti gli aspetti giustamente genitoriali del papà che lo può vedere, addirittura ci sono delle separazioni che la moglie dice vieni quando vuoi. Sì, certo, è così. No, ok, perché mi sembra una cosa abbastanza normale. Però io volevo vedere, perché ci sono degli aspetti specifici che... perché se non lo può prendere in carico lei, lo deve prendere il marito, eh? Il marito lavora? Sì. Allora deve prendere il marito. Perché adesso stanno appunto definendo con... Per cui, esatto, per cui io martedì le do le due dritte. Se deve prenderlo lei o se lo deve prendere il papà. Molto bene. Ok? Va bene. Grazie tanto. Prego. Grazie. Auguri, Grazie, grazie a lei. Buonasera, continui a seguirci. Forse abbiamo già subito un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Sono Alberto. Oh, carissimo Alberto. Ah, l'ha già riconosciuta Melelli. Giorgio. Ha fatto la trasmissione Giorgio, me, quindi scusa, dimmi. Io vorrei che tu almeno, visto che nessuno lo fa, facessi una precisazione. Sì. Nel momento in cui l'INDAP è passato all'INPS, va bene? Sì. No, nessuno ha detto che lo Stato non aveva mai versato i contributi dei propri dipendenti, nonostante le nostre battaglie per la l'istituzione di una cassa dei dipendenti statali, cosa che poi si è verificata.